La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Oggi voglio commentare con voi due grafici che dimostrano la completa malafede dell'Unione Europea e dei mercati finanziari nei confronti dell'Italia e quanto servili siano stati i nostri governanti. Il primo grafico mostra l'esposizione degli stati e delle banche europee nei confronti della Grecia nel 2009, ossia quando la Grecia rischiava il default, mentre in Italia il cartello finanziario internazionale ancora non era riuscito ad imporre i propri servili uomini al governo del paese. Bene, nel 2009 lo Stato italiano aveva un'esposizione verso la Grecia pari a zero, mentre le banche italiane erano esposte per circa 6 miliardi di euro. Ora guardiamo invece la situazione in Francia nello stesso anno. Vediamo infatti che i francesi erano esposti per quasi 80 miliardi di euro. Ripeto, 80 miliardi di euro l'esposizione dei francesi contro i 6 miliardi di euro dell'esposizione delle banche italiane. Se invece guardiamo lo stesso grafico nel 2014, ossia dopo che in Italia abbiamo avuto tre governi di, chiamiamoli tecnici, quindi imposti dal cartello finanziario internazionale, ci rendiamo conto che la situazione è completamente ribaltata. Infatti l'esposizione dello Stato italiano passa da quasi da zero euro a 41 miliardi di euro di esposizione. Di questi soltanto 5 sono serviti alle banche italiane, che infatti hanno visto passare la propria esposizione da 6 miliardi ad 1 miliardo. Ma allora gli altri 40 miliardi a chi sono andati? Ora guardiamo il grafico della Francia, perché è lì che troveremo la risposta a questa domanda. Infatti l'esposizione francese passa da quasi 80 miliardi ad 1 miliardo. In pratica l'esposizione delle banche francesi è scesa di 79 miliardi di euro. Ora, dato che di questi soltanto 46 miliardi risulta averli versati lo Stato francese, e gli altri chi li ha versati? Ora, la risposta è molto semplice: se noi abbiamo versato 40 miliardi in più rispetto a quella che era la nostra esposizione, mentre la Francia ha versato circa 40 miliardi in meno rispetto a quella che era l'esposizione delle banche francesi in Grecia, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che i soldi alle banche francesi sono arrivati dal popolo italiano in crisi, dal lavoratore italiano precarizzato e dal pensionato italiano messo sotto assedio proprio da quei governi. Ora, voi avete un'idea di quanto siano 40 miliardi di euro? Vuol dire 6 volte in più di quanto serve annualmente per quota 100, che però permette ai lavoratori stanchi di poter andare finalmente in pensione, quella che oggi vorrebbero togliere perché ci raccontano che non ci sono i soldi. Vuol dire 5 volte in più di quanto serve annualmente per il reddito di cittadinanza, che permette ai disoccupati di recuperare un po' di dignità e ai meno abbienti quel minimo indispensabile per la sopravvivenza. Invece abbiamo dato 40 miliardi di euro alle banche francesi, tutto nel silenzio generale. Però, cari amici, non finisce qui. Infatti, in quegli anni abbiamo pagato mediamente 70 miliardi all'anno di interessi sul debito pubblico. E sapete perché? Perché i mercati ci ritenevano non affidabili, mentre proprio la Francia ha pagato un terzo rispetto a quella cifra. Nonostante avesse un'esposizione con le proprie banche di 80 miliardi verso un paese che stava rischiando il default, quindi lo spread francese sarebbe dovuto schizzare alle stelle, e invece non è accaduto, perché si stavano organizzando per fare in modo che proprio paesi come l'Italia contribuissero a rendere nuovamente la Francia affidabile, quindi a scongiurare il rischio di default delle banche francesi in caso
di crisi e di uscita della Grecia dall'Unione Europea e dall'euro. Quindi, quanto inaffidabile sarebbe dovuta essere la Francia con una esposizione del genere? E invece, se guardiamo i grafici dello spread, ci rendiamo conto che i mercati e l'Unione Europea ritenevano l'Italia inaffidabile, nonostante l'Italia stesse cacciando 40 miliardi di euro proprio per salvare le banche francesi. Ma tutto questo è inaccettabile, perché noi non solo abbiamo prestato questi 40 miliardi di euro in un periodo di massima crisi, ma ne abbiamo bruciati altrettanti sui mercati con l'aumento dei tassi di interesse dei nostri titoli che abbiamo visto essere ingiustificato. Ma chi è stato ampiamente ricompensato dai francesi? A me sembra che Letta abbia ricevuto la Legion d'Onore in Francia, che è uno dei massimi riconoscimenti francesi, e che oggi abbia una cattedra in Francia. Sandro Gozi, invece, sottosegretario sia con Renzi che con Gentiloni, ha ricevuto la Legion d'Onore in Francia e addirittura un ruolo nel governo francese, un ruolo che fortunatamente proprio in queste ore è costretto a lasciare perché stanno emergendo tutti i conflitti di interesse che noi denunciamo da tempo. Renzi poi, dal canto suo, dice che il suo partito Italia Viva sarà il miglior alleato del presidente francese Macron. Ci rendiamo conto che non ci resta che uscire dalla Matrix europea. Un saluto a tutti gli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.